benissimo, vi lascio lavorare. Devo dire che anche voi siete proprio perfettamente coordinati come gli chef che abbiamo avuto l'ora che vedere ieri sera. Avete trovato il vostro ritmo. Non voglio disturbare la giuria perché non li voglio sentire parlare prima del giudizio. Li voglio lasciare tranquilli. Però vedo che siete molto attenti, state guardando con attenzione. Piatti ispirati a opere d'arte? Sì, ho fatto molti eventi, in particolare da me 2 anni fa ho fatto un intero menù ispirato a questa mostra e devo dire che mi sono divertito da morire, perché poi era una sfida molto grande, no? Sono tutti colori viola, blu, giallo, tutti fiori colorati rossi, quindi sono colori che spesso negli ambienti non si trovano, quindi è stata una ricerca grande. Poi volevo proprio dare le sensazioni di quello che diceva il quadro e volevo trasportare un'emozione. Non è stato facile, ma molto divertente. Poi ho fatto molti eventi nelle mostre d'arte. E quindi era interessante andare lì e fare dei piatti ispirati alle opere d'arte. Ultimo durante questo, di marzo, con Frantoio, molto conosciuto qui, nella Toscana abbiamo creato un museo marino, 6 piatti, ispirati a 6 opere, e poi abbiamo creato 200 pezzi, 20 pezzi, e qui le persone guardavano l'opera nel piatto e poi l'assaggiavano, quindi è diventata una cosa estremamente interessante. Molto, molto interessante. È un po' il centro, no, della cucina, cercare sempre l'equilibrio. Direi che un piatto è fondamentale, perché si può fare l'accostamento più banale o più ricercato che possa esistere, però se non c'è equilibrio, i due ingredienti uno sovrasta l'altro, che non ha ragione di essere. Io credo che l'equilibrio nel piatto sia una cosa fondamentale. Essendoci più ingredienti, se non c'è equilibrio, si va da nessuna parte. Siamo pronti? Prontissimi.